Vediamo il video di Max. Max, poi dici tu quando fermare che magari facciamo due chiacchiere. Vai Rise, grazie mille Rise. Sinceramente fino adesso con nessuno. Questa è la location che ho preso in tour. Sei tu, so che sei tu il vincitore. Perfetto, allora adesso ti scoglio. Ma lasciamo appeso così, cosa ne pensi? No. Dallo stress, fumo un po' e dopo. La conosci? Stasera devi fare per forza. Mi svergimerò. Attenzione, nessuna persona allora. È costretta a registrare, dire o fare le cose che vedrai in questo video. Le scene mostrate in questo video sono frutto di libera scelta da parte dei partecipanti. È stata utilizzata alcuna coercizione o pressione per ottenere l'orazione parole. Allora, fermo un attimo, Rise. Oggi prenderò. Ah no, ok, Max, adesso spieghi il perché c'era quel signore, quel ragazzo, giusto? Ah, ok, praticamente cosa ho fatto? Ho fatto una storia su Instagram. E per selezionare 6 abbonati al mio sito e per far vivere l'esperienza di vivere una giornata con un'attrice che avevano visto con questa attrice passeranno la giornata. Aspetta un attimo Max, per favore potete non donare più questi alert se non si capisce, vai Max, scusami. Che era praticamente un'attrice con cui io ci ho lavorato assieme, no? Quindi diciamo, ho scelto uno tra questi 6 abbonati al mio sito per passare una giornata con questa attrice, questo è il succo del discorso. Adesso capirai guardando il video. Perfetto, perfetto. Vai, Rise. Ho ben 6 abbonati al mio sito e li farò vivere un'esperienza incredibile con un'attrice con cui ho lavorato. Andiamo a vedere chi sarà il fortunato vincitore. Così ho fatto una storia. Mariello Scudetto dell'Inter. Qualcuno di voi il vincitore avrà 3 sorprese che gli sbloccherò man mano. Ora ci spostiamo da Comunico Senza per iniziare la sfida. Come Andrea, Luca, Francesco, Michael, Daniele, 33, 23, 25. Perché hai deciso di venire qua? Per provare nuove esperienze. Perché mi piace apparire e ho voglia di mettermi in gioco. Ok. Bottiglie di champagne. Vorrei vedere la bella vita. Mandandogli dei fiori. Allora ragazzi, le presentazioni sono state fatte, andiamo nella sfida vera e propria. Sarà un quiz di cultura generale. Un po' Mr. Beast. Vai, dimmi Max. Posso premettere una cosa? Che praticamente adesso ci sarà un quiz, ma le domande non le ho decise io, ma le ha decise tutto il team che sto pagando per i lavori, ecco. Ma cosa c'entrava questa precisazione? Perché non vorrei. No, vediamo le domande. Va bene, vai. Prima domanda, ciao a tutti. Senti, prima domanda: Bucarest, Sparta, rosso, Bulgaria, blu, Lituania, giallo, Romania, verde, Albania. Ok, vero o falso? Max Felicita, sei bisessuale? Cazzo, domanda. Allora andiamo avanti. Quanto vale l'equazione 3x? Here come that bullshit, what up? 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 Watch him roll it, watch him go. Rosso Alessandro Magno, blu Napoleone, giallo Steven Basalari, verde Max Felice. Ma tutti devono rispondere. Ok, ho capito come rispondono. Ce l'abbiamo, ma prima di tutto vorrei sentire le vostre opinioni su chi vincerà la sfida. Andiamo da te. No. E se l'avete perso? Cazzo. Loro sono tutti abbonati. Sì. C'è molta convinzione del gruppo. A questo punto il verdetto finale lo darà la modella. Così gli ho mandato le foto di gruppo che ci siamo fatti e ho lasciato decidere a lei il vincitore. Allora, ragazzi, ma allora se domande non valgono un cazzo. Elena, che tra l'altro non so se sapete chi è Elena Spano. E qui sblocchiamo la prima sorpresa. Elena Spano sarà la modella con cui il vincitore si darà da fare. È la fidanzata del Bavaro, almeno al momento, non so. Infatti era col Bavaro adesso. Ti mostro il video che ha dato lei. Comunque sono tutti carini, ma io scelgo Andrea. Ah, sono incazzati. Vuoi dire un commento a... Grazie. E proverò questa nuova esperienza. E speri di... E spero di... Chiavale. No. Io ho preso i panini qua da Comunico Senza, gentilmente ci ospita per tutti, che adesso arrivano i panini per tutti. E facciamo una foto tutte assieme che la metto... Grazie, Max. L'hai messa la foto? Andrea, il nostro sì, messo, ora devo insegnare un po' di roba prima che inizi a slacciarsi i pantaloni. Allora Andrea, intanto congratulazioni. Grazie. Sei carico? Sempre. Ma tu sai che stasera devi scopare, vero? Non era una cosa che mi aspettavo. È una bellissima notizia. Ah, ok. Dove mi hai conosciuto tu? Io sono abbonato al tuo sito internet. Ma da quant'è che mi segui? Saranno 3 o 4 anni. E qui conosci un po' di ragazzi con cui ho lavorato? Sì. Non di persona, ma attraverso... L'hai visto? Sì.
E la tua preferita? Scegliere una persona preferita è veramente difficile. Oggi avrai l'onore di passare una giornata con Elena Spano. Ok. Hai presente chi è? Sì. E lei? Ti piace? Molto carina. Molto carina. Sì. Ecco, a primo proprio impatto, se ti ritrovassi tu, si sa cosa succede, se ti trovassi tu e lei da soli nudi in camera, cosa faresti? Ci possono usare brutte parole? Come vuoi, la scoperei di brutto. Ma sono tuoi audio, non te lo saprei dire neanche io, sinceramente. E la cosa invece che ti piace di più fare? La pecorina. Tu o la ragazza? La ragazza. Cioè, a dimensioni, come sei messo? No, normale, diciamo, non è normale. Gentile, ci vuoi descrivere un attimo? Ma, ma non ti avevo mai sentito far descrivere un pene. Ah, diciamo che è un po' largo. Pensi che Elena può piacere? Sì, penso di sì. E come vorrai conquistare Elena stasera? Con il mio fare l'amore. Col tuo fare l'amore. Questo è interessante. Comunque ti svelo che ci sarà un aiuto, ovvero io ti darò una cuffia. Ah, okay. Pensavo una pasticca. Avrai dei miei suggerimenti in cuffia, visto che io conosco Elena, per aiutarti a farla felice. Quante ragazze sei stato a letto fino adesso? Sinceramente, fino adesso con nessuna. Cioè, hai avuto una relazione di 5 anni? Allora, ho avuto una relazione di 5 anni, non è mai scattata quella mia voglia, il mio impulso di fare l'amore con lei. Tu sei stato 5 anni, sì. Ma avete mai fatto nulla? Chi è che mi ha scritto sul mio... Tanti miei amici mi hanno detto che probabilmente... Chi è che mi ha scritto sul mio... Andrea, stasera devi scopare per forza. Mi svergimerò. Speriamo. Nella vita cos'è che fai? Okay, faccio nice. Ma sei anche un producer tu? Sì. Qual è l'ultimo pezzo che hai fatto? È la versione del Coccodrillo Come Fa, remixata in Tecca. E poi la farei sentire magari anche Elena. L'hai messa nel tuo repertorio, Max? Un momento clou. È fatta bene. Penetrare? Sì. A mettere le palle in rete. È la mia prima volta. Speriamo che vada tutto bene. Io ti guiderò in questa, diciamo, avventura. Ok. Spero di insegnarti qualcosa che ho imparato in questi anni. Sì, spero anch'io che tu possa insegnarmi qualcosa. Ma tu ai tempi delle scuole? Quarta, quinta superiore, eravamo in classe in 20, 19 donne e un uomo. Non è una sfortuna, una fortuna. Sì, beh, non hai scopato. Ma scusami. No, erano tutte già belle che fidanzate. E ti masturbi mai? Sì. E che domande fai? Sì. Vado sul vintage, sui video dei 18enni, o anche su, diciamo, su XNXX, chiama Step Mom and Son. Ma perché tu ti scopresti tua mamma o perché ti eccita? No, perché ci sono le mamme. Cioè, a te ti eccita, ti piacerebbe scopare la mamma di un tuo amico? Sì. Hai qualche mamma di qualche tuo amico che ti piace? Sì. Carissima Andrea, ti fornisco del gioiello che ti aiuterà oggi ad andare in buca. Sono delle cuffiette, te lo metto dentro, Sei pronto? È tutto grosso. Un po' c'è. Allora, le tue domande sono un po'. Da questa cuffietta do a tutti i suggerimenti, delle indicazioni di tutto il tuo percorso, al ristorante, in camera e nel tragitto che farete in macchina. Questa è la tua nuova macchina? Ti darò dei consigli. No. Adesso facciamo finta che io sono Elena. Ti dirò il tipo in cuffia, accarezzalo dolcemente. Max, ma io non ti ho mai visto fare queste cose nelle mie live, però. È una roba... Cuscina? Sì, poi ti dirò altre cose che però preferisco non testarle. Con sì, certo, grazie. Chiara, vuoi provare anche tu? No, mi è bastato vedere su di te, guarda. Mi piace di più, idealmente. Cioè, non con l'odore. Non con l'odore di... Ti immagini leccarlo, come sarebbe il costume di leccarlo, in che modo? Tende da in mezzo alle dita. E prendendo piano piano giù fino alla caviglia. Idealmente, perché tu non l'hai ancora fatto. Però l'idea di leccare la figa ti piace? Sì. Quando ti immagini, no? Ma il vero vergine, no? Sei scopato, sì. Ma come piacerebbe chiamarla parte? No, amore. Come mai? Ma chi sarai per fare questo me? Quando invece hai scoperto che Elena ti aveva scelto? Ero l'uomo più felice al mondo. Ti ho mostrato il video. Don't cry. Però non si guarda. Perché prima non si era visto così. Vogliamo dare un messaggio di risposta a Elena? Elena, grazie per avermi scelto e non te ne pentirai. Ma era scriptato che sceglieva. Non so ancora cosa l'aspetta e dove lo sto portando. Ecco, ferma un attimo. Adesso praticamente, vabbè, c'era il preambolo in cui presentavo chi era questo, gli facevo un po' di domande per capire un po' chi era. Adesso lui pensa ovviamente di andare da Elena Spano, però io avevo organizzato
una cosa con una delle mistress più famose di Milano, e quindi lui pensa di andare da Elena Spano. In realtà adesso finisce in un come cazzo si chiamano le stanze BDSM, una stanza diciamo abbastanza spinta, okay, con la mistress più forte di Milano, che è una cosa che lui non si aspettava. È un trappolone? È un trappolone. Una location incredibile, rustini, letti particolari, ciò che ti ruolo, sarà una cosa davvero sensazionale. Andiamo. È il tuo momento. Sei come Cristiano Ronaldo. Failio. Nel calcio. Devi entrare e mettere le palle in bocca. Bravissimo. Vieni. Questa è la location. È un po' preoccupato, eh? Niente. Sei tu la Andrea? Ecco, perfetto. Ti stavo aspettando, so che sei tu il vincitore. Sì. Perfetto. Allora adesso ti sfoglio. Sei un icona Milano, okay. È Lili Dupont, che è la mistress numero uno di Milano. E voleva conoscerti quando tu hai vinto. Bene, sfogliati, ti sto aspettando. Oddio, una camicia barbera, che merda. Che orrendi questi gusti che hai, spogliati, muoviti, apri la camicia, non te la togliere. Ma è censurato, no? No, sì, non si spoglia più di così. Adesso guarda cosa succederà. Che hai mai visto un'attrezzatura del genere? Adesso? Molto bene, mi piacciono le sorprese, mi piace scioccare la gente in questo modo. Sei tranquillo? Più o meno, allora facciamo anche meno. Ti spiego vagamente che cosa può succedere adesso. Quando te lo dirò io, tu metterai le mani qua, vedi? Ti agganci, io ti blocco i polsi con questo, e la stessa cosa vale per quello. E qua ci sono queste. Queste sono le cattive. Tanto tu ti fai le foto, ti fai i video. È la prima volta che le vedo queste cose. Ah sì? Oggi di calze, non devo essere io a farlo. Mi piacerebbe anche solo un sinistro ogni tanto. Sinistro. Sì. Ti aspettavi questa sorpresa? No, ti piace come sorpresa? Si prova tutto nella vita. Si prova tutto? È meglio, meglio. Se sei positivo è meglio. Mistress, vede che ha la cintura in tema con... Sì, vabbè. Io le cinture le uso per sculacciare. Ti piace per sculacciare? Non ho mai provato. È proprio nuovo. Ma dove l'hai anche preso? È proprio nuovo. È un verginello. È un verginello. Però non sei uno violento, ma ti piace fare l'amore. Sì, ma uno che gli piace fare l'amore, vergine, lo porti dalla mistress. Difficoltà. Perfetto. Così. Bene, tieniti forte qua, ma anche su. No, lascerei lei che si tiene più che lei. Ok. Io mi ho preso alto. Tieniti forte. Sì. Aiuta, Maxi. Grazie. Ci lasciamo preso così? Cosa ne pensi? No, che se la prendo poi muoio. Ma tanto c'è il letto, dov'è il problema? Magari ti potrebbe aiutare qualche sculacciata. Andiamo, 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 andiamo. Ci una cosa che do l'opportunità di te a scegliere, ok? Questa è una sorpresa. Puoi provare una frustata da una vera mistress? No, sinceramente. Va bene, era un'occasione, però. No, 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 senti, no, non me la sento al momento. Non, non se la sente. Va bene. Vuoi fare i complimenti alla... Cioè, complimenti comunque a me stessa. Bacia mano, cosa fai? Io! Anzi, la prima volta che baciavi il piede. Mi piace. Basta, prima, no? Ma non è che continua a fare. Devi fare il bacio a mano senza toccare la mano, perché non si tocca mai. E poi devi scendere, baciare il piede e ringraziare. Grazie, mister. Grazie, mister. Perfetto. Figa, sei un cavallo. La serata è appena iniziata. Tra poco andremo a recuperare Elena, a portare al ristorante, e poi questo sarà il vostro migliore. Ah, non era una... E si parte. Non era un trappolone gigante. No. Incontrerai Elena. Quali sono le tue emozioni? La forte emozione, ma non vedo l'ora di iniziare. Andiamo così, eh. Bacia a mano con inginocchiamento. Okay. Provalo. Top, ci siamo. Cavallo più convinto, cioè deciso. Se arrivi lì la donna, capito, capisce che non sei sicuro di la mistress era un bonus, esatto. Piacere. Piacere, Andrea.
No, era lì dietro l'angolo. Parla di figa. Tutto bene? Tutto bene. Come abbigliamento bisogna cambiarlo, secondo me, per un primo appuntamento. Cambierò. Perfetto. Ragazzi, adesso appena scattato l'incontro tra Elena e Andrea, sarà una serata molto piccante. Continuate a seguirci perché sarà davvero molto da scoprire. Guarda, stanno proprio entrando ora. Oh. Ed il... questo è per te, amore mio. Sto lontano dallo stress, fumo un po' e dopo gioco a PES. La conosci? No, ma io te lo succhio per bene, così senti per bene le mie labbra. E io voglio di pesce. E io di cozza. Ah, oggi sono di pesce. Se voglio il tuo coso, tu mi rispondi, allora. Ok? No, no, alzati con la camicia così, Baciami la testa, Ok. E stasera sarai mia. Stasera sarai molto mia. Sì, ma Max, ma può... Così lo senti? Sì. Ne vuoi ancora? No. Dai, carino. Grazie, Rai. Batte in dis... Molto carino, molto carino. Cioè, ti dico, mi è venuta voglia di vedere la seconda parte. Ti dico la verità. Ti dico non riesco a capire se sono stato scammato o quel prodotto. No, aspetta. Non, ovviamente tu hai un po' trappolato il tipo, però non so, cioè, come dinamica, a parte l'inizio del quiz, che io veramente non l'ho capito perché potevi scegliere, far scegliere direttamente a loro, alla fine voglio vedermi la seconda parte. Dacci questa data, Max. Non lo so, perché non decido un cazzo di sta roba. Comunque, faccio così, quando esce la seconda parte, vengo a vederla subito con te in live. Tanto non è una trilogia, sono due parti. Due parti, sì. Ok. Va bene, Max, quando vuoi, avvisami che ce lo guardiamo, se no ti avviso quando me lo guardo io, se dovessi guardarmelo, ti mando un messaggio. Va bene. WhatsApp. Ma aspetta, scopa alla fine, il problema è che magari lo capiremo alla seconda parte, se scopa. Si capirà la seconda parte, certo. Va bene, bello, bravo Max, complimenti. Che bastardo, buonanotte. No, era più bello di quello che pensavo, ti dico. Sì. Sì, molto.